Allora è partita la finale del senior femmine. Intanto i senior maschi possono andare all'appello. Ora vediamo queste prime fasi interlocutorie della gara con le atlete in fila indiana. Ed eccole al passaggio dei meno 24 con Luciani in testa al gruppo, Marletti, Corsini, si formano i treni ed è ora l'atleta della polisportiva di Bellusco che si è portata in testa. Intanto nuove nuvole minacciose giungono sopra il circuito stradale di San Benedetto. Siete autorizzati a fare tutti gli scongiuri opportuni. Al passaggio meno 23, suono della campana ed è Bonovai che prende la campana in testa al gruppo. Ancora l'atleta del concorrenzio in testa. Al passaggio meno 22 andiamo con l'assegnazione dei primi punti. Ancora Vulvai in testa, seguita da un atleta della Melsana. Vediamo al passaggio di chi saranno i punti. ...289-21 Vulvai Bormida. Questi i primi punti assegnati, resta in testa il gruppo Vulvai. Ora c'è un avvicendamento, Marletti si è portata in testa il gruppo ed è però Veronica Luciani che lancia lo sprint lungo lungo per i punti di meno 21 ed è Veronica Luciani. ...43-142, quindi Luciani, Marletti, entrano nei punti anche queste atlete. Ora il body del Roller Sport Vado Ligure che testa il gruppo, probabilmente con Paganelli. Vediamo lo sprint per i punti. Punti 142-80, quindi ancora punti per Marletti. Entrano i punti anche da Paluzzi, l'atleta di casa dei pattinatori San Benedettesi. Ed è ora il body della Brianza in line in testa al gruppo. Siamo già pronti per lo sprint dei punti di meno 19 punti. 757-80, entrano i punti anche Melissa Gatti, due punti per lei, un punto per Paluzzi. Al momento in testa con tre punti nella classifica provvisoria abbiamo Marletti ed è ora Corsini a lanciare la volata per i punti di meno 18. Corsini, volata con Gatti, vediamo al passaggio. 7-5-1 Corsini. Allora andiamo a vedere ora in testa al gruppo
scelta della Brianza, ora c'è lo sprint con Vuvai davanti a Rossetto 289 e la seconda è Elena Rossetto 851. Entra nei punti quindi anche l'atleta dell'Azzurra Pattinaggio Corsa, mentre in testa si è creata una coppia del gruppo sportivo Scaldenigo Venezia, sono Veronica Luciani e Ilaria Ronzani al passaggio da 43 e 495, quindi sono Luciani e Rodriguez Guerrero, Luciani e Rodriguez Guerrero. Tentano la fuga le due atlete del gruppo sportivo di Scaldenigo Venezia, allora vediamo se va in porto questo tentativo o se da dietro il gruppo reagisce, ma in testa al gruppo a coprire la fuga c'è un atleta del gruppo sportivo di Scaldenigo, quindi ottimo il lavoro di squadra, eccole al passaggio. Ed è 43 e 495, quindi Luciani e Rodriguez Guerrero con in testa al gruppo la numero 139, si tratta di Meucci, ma non mi pare che si stiano dando un grande affare per andare a riprendere la fuga che continua dietro al gruppo, nessuno reagisce e quindi Luciani e Rodriguez aumenta il vantaggio della numero 43, Veronica Luciani, il gruppo continua a dargliela su, come si suol dire, non reagiscono e invece le atlete di Scaldenigo continuano con un passo regolare a dettare l'andatura, ormai hanno mezza pista di vantaggio e quindi sarà poi difficile andare a riprendere. Ed eccole al passaggio di meno 13 con 43-495, continua il gioco di squadra con Veronica Luciani che continua a prendere i punti, ora Rodriguez Guerrero si è portata a 4 punti in seconda posizione, mentre ora sembra che il gruppo stia alzando l'andatura, voglia reagire con l'atleta della Brianza Inline che prova a mettere in fila indiana il gruppo che comunque conserva ancora un discreto distacco dalla coppia di testa, 43 e 495 al passaggio. Luciani prende 2 punti, poi Rodriguez Guerrero ci mette con spirito di sacrificio a servizio di Veronica Luciani, andando a tirare tutta la parte del circuito, permettendo quindi a Luciani di stare in scia, e poi si ripresentano sul rettilineo d'arrivo con Veronica Luciani che va a prendere ancora 2 punti, 43, 1 punto 495, mentre il gruppo ora capitanato da Gatti cerca di trovare un'andatura un po' più rapida con Marletti, ora che si è portata in testa seguita da Buvai, mentre ora Veronica Luciani ha allungato su Rodriguez Guerrero che ha terminato il proprio lavoro al passaggio di meno 10, ancora 2 punti per la 43, 1 punto per la 495, ormai si è portata a 16 punti Veronica Luciani, 7 punti Rodriguez Guerrero e
e poi 4 punti per la numero 289, e cioè Luisa Sofì Vuruvai, continua Luciani nella sua azione, anche se ora il gruppo ha sicuramente un'andatura diversa, allungato in fila indiana con Luciani che si presenta nuovamente sul traguardo e prende 2 punti per il 43, 1 punto per la 289, quindi Uruguay che ora torna rapida sotto a Luciani. Senior maschi all'appello, senior maschi all'appello. Ora Uruguay si è portata in testa al gruppo ed è l'atleta del Corporesso che allunga ed eccola ora sul rettilineo d'arrivo, siamo ai punti di meno 8 ed è 838-289, quindi Saronni e Vuruvai, questo è il passaggio, queste sono le atlete che prendono i punti al passaggio. Ora quando transiteranno sul traguardo saremo ai meno 7. Ed eccolo nuovamente transitare sul traguardo con il body di Città di Priolo, 268-816, quindi 268 De Palma, 816 Giorgia Corsini, questo al passaggio precedente. Ricordo che al momento resiste in testa Luciani con 18 punti, al secondo posto con 7 troviamo Rodriguez e Guerrero, e poi al terzo posto con 6 Vuruvai. Questa è la classifica parziale, ma siamo già allo sprint di meno 6 con l'atleta di casa che va a sprintare 82-89, quindi Paluzzi Vuruvai al passaggio ed è ora Vuruvai, si è portata a 7 punti come Rodriguez Guerrero, resiste in testa con 18 Veronica Luciani, al passaggio Contagini a meno 5 ed è Marretti che lancia la volata con Paluzzi che la sopravanza, no scusate, è l'atleta del 758 268, quindi era tagliata davanti a De Palma, tagliata De Palma, mentre è partita lunga l'atleta della Polisportiva Caser Volk, allungo dell'atleta della Polisportiva di Caser che si presenta al passaggio del meno 4, 241, 232, quindi Volk e Giroldi, Volk e Giroldi vanno a sprintare a lungo di queste due atlete. Vai che fatta, vai! Ed è ancora Volk in testa con Giroldi in seconda posizione. Ed eccolo sul rettilineo d'arrivo. Volk ai punti di meno 3, 2 punti per la numero 241. Un punto per la numero 232, quindi Volk e Giroldi. Resta in testa, resiste in testa Veronica Luciani con 18 punti, poi Rodriguez Guerrero e Vuruvai con 7 punti. Poi Paluzzi con 4 punti e intanto ancora Volk si presenta solitaria al passaggio dei meno 2, va a prendere altri 2 punti l'atleta della Polisportiva di Casera.
741 757, quindi Volk e Gatti. C'è stata una caduta, si è rialzata l'atleta. C'è stata una caduta di un atleta, non ho visto di chi si trattasse. E intanto siamo al suono della campana, siamo in Lega 1. 8, 3, 8, 7, 5, 7. Quindi Saronni e Gatti, c'è stato il suono della campana, ultimo giro che va a laureare campionessa italiana, la Veronica Luciani, mentre l'atleta che era stata vittima della caduta da dopo la Blue, si è rialzata e va a sprintare ora Paluzzi con Corsini, 751, 80, 410, questo è l'ultimo passaggio. Ma dov'è la Nadia? Era dentro.